in realtà ce ne ha, li ha ridotti a 23, ciò nonostante abbiamo complessivamente circa 3.500 visitatori, che riteniamo in questa stagione particolarmente penalizzata anche dagli eventi meteorologici dall'inverno, comunque un risultato lusinghiero. E vediamo che ogni volta che facciamo una mostra si incrementano anche le visite negli altre sedi istituzionali, palazzo, musei, incrementa il flusso sulla funivia, incrementa in maniera abbastanza alta, esponenziale, anche l'impiego delle nostre guide per la visita della città. Quindi questo ci fa pensare veramente che abbiamo centrato un obiettivo che questo governo si era dato, che abbiamo strutturato, che anche per la stagione in corso ha i suoi eventi, di cui uno ben conoscete, quello in corso da Opera World, e oggi al congresso di Stato abbiamo presentato i tre eventi. E qui vi chiederei, perché la comunicazione è fondamentale in queste cose, è una parte importante del successo di una mostra, di registrare i titoli e di registrare le date in cui questi eventi verranno fatti. Poi il collega Morri entrerà nel dettaglio della ricchezza della proposta e delle collaborazioni che siamo riusciti a confermare, perché alcune sono conferme dell'anno scorso, e a trovare di nuove per quest'anno. Allora, vado in ordine di tempo. La prima, in programma dal 31 marzo al 2 giugno, i volti della diplomazia del passato. Questa mostra si terrà nei locali del Museo del San Francesco. Allora, dal 31 marzo al 2 giugno 2012, i volti della diplomazia del passato. Invece l'altra mostra, in ordine cronologico, dal 12 agosto al 6 gennaio, quindi questa svali che arriva addirittura nel 2013, il titolo è La luce e la realtà, capolavori del 600, da Caravaggio a Reni a Guercino. Questa è una bomba. Capolavori del 600, da Caravaggio a Reni a Guercino. L'ultima mostra che... Dove si terrà? Questa l'Assums. L'ultima mostra invece, quella del... Stiamo su questo discutendo, perché ci possono essere l'Assums dentro il centro storico anche questa. Siamo in trattativa. Va bene? Diciamo perché questa che descrivo adesso si sovrappone in parte con il periodo, perché inizia il 1 di settembre fino al 31 dicembre. Il titolo è La donna è mobile, omaggio alla donna nella pittura italiana dai primitivi al Novecento. Adesso qui Romeo, sì. A te. Grazie.